Bentornati ragazzi, siamo nuovamente qui su Bloodborne e dovevamo andare a battere il boss del castello. Adesso che abbiamo un po' più di materiali, di oggetti di cura rispetto alla scorsa volta, quindi direi che avremo maggiori possibilità. Ok. Prendiamo lo shortcut, che ovviamente abbiamo lasciato su. Non so, mi puzza molto che non ci siano altri shortcut prima del boss, perché ne avevamo fatta di strada, o forse sembrava tanta a me, boh. Intanto ho cambiato il vestitino, ma ce l'ho fatta. Ok, scappa, scappa, non mi va di stare. Aia, aia, aia. No, non mi fermate, non mi fermate. Sali la scala, perché c'ho qualcosa in testa? Forse avrei dovuto uccidere il tizio. Devo capire che cos'è quel simbolo. Allora, da dove eravamo andati? Di qua. Giusto. Ah, ok, sembrava a me tanto, ma in realtà non è tanto. Lascia perdere la robetta. E cadi di qua. Scendi di qua. Sì, no. Ok. Eccolo là. Il nostro big boss. Qua la luna non è rossa. Capitano ovvio. Cheat, capitano ovvio. Let's go! Con che se parte? Esplosione atomica. Liscio atomico. No, no! Mirci, che fai? Carico un po' la sta. No! Don't do it! Don't even try! Oh! Questo è brutto, ok. Comunque, il problema è che fa molto danno in poco tempo, qua non è fatto. Che fa? Esplode! E la Madonna il raggio! Figata le mosse, amico. Ah, ok, no, è diventato violento, no? No, no! È un guerrillo. Ok, giustamente, è arrivato a metà vita, ha deciso di sbroccare. Degli echi non mi interessa neanche tanto. Che altro sta facendo? Esplosione della vendetta parte 2. Ah, Gesù, queste esplosioni micidiali proprio. Ah, fuck. Ouch, ouch.
capire per bene il moveset, che cosa fa, che organizza. Maledetta sta mossa che penso che lisci, ma in realtà non lisci assolutamente, ma bensì esplode. Attenzione al raggio di sta cosa, no? Da di allante sta mossa, ecco. Che mo diventa aggressivo a stramerdone. Oh, che cos'è quella roba? Ouch! È incazzato perché gli ho rotto il giocattolo, l'ho capito. E oh, mamma mia. No, 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 vai indietro, backup, 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 backup. Ok, ok, di nuovo la cosa. No, no! Ok, god damn it! È incazzato nero! Ed è veloce anche se è un vecchiaccio. Oltre al raggio, sproposito. No! Non calmi, calmi, stiamo calmi. Mortici. No, 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 curati. Ok. Ouch. No, non caricare i colpi, non li posso caricare i colpi, sposti. No, leva un sacco di vita lo stronzo. Sposti. E qua sta la mia bloodstain. Oh, guarda. No, di nuovo. Oh Gesù, il raggio di sta cosa. Sei Gesù. Anche se fa così, magari continua all'infinito. No, no, no. Mortacci del danno. Niente, è decollo poi io proprio. Dove sta? What the fuck? Da dove è passato? Fine delle fiasche. Mo? Mo so cazzo. Ecco che c'è mo. Ciao. Bella batteria, amico mio. Tosto, tosto. Quando fa pa 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 pa. Picchia duro. Let's go. Questa no, è l'esplosione vicino a lui, no. Ok, l'esplosione di stanza. Ouch! Non esplodere vicino a me, ti prego. Mi ha levato tutta quella vita con un colpo. Oh yeah, Logarius. Sei tosto in culo.
Riproviamo. Questo che va al centro esplode. Qua mi faccio prendere dai cosini più deficienti del mondo. E qua esplode, ok, perfetto. Arrivato a metà boss fight diventa Superman, questo. No, 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 quanta vita mi leva con un colpo. Merda, ho lisciato. Le esplosioni di Gesù. Spostati che questa cosa esplode. E fa male, grazie. Perché gli vado sotto se so che... Dai, però non vedo dov'è, non lo vedo dov'è, dove sta, dove chi è, dove sta, perché? No, e do! L'avevo caricata da 10 anni prima io. Spostati. Eh sì, entriamo nei muri. What the fuck? No, quando arriva a metà diventa la merda. Devo vedere se la posso superare. Yeah. Cosa che esplode in mezzo. Robette che... vabbè, ma io rollo apposta. Ovviamente non va. No, 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 no. Infamacchione. Che palle per... Pensavo non colpisse sotto. Almeno non spreco fiasche, cioè, almeno quello, cioè, come soddisfazione. Certo, ma io che cosa lo faccio a fare? Vieni qua, che cazzo! Non scappare come una fighetta. Chissà se gliela posso interrompere, gliela posso interrompere l'esplosione. Ouch! Interrompergliela, non gliela posso interrompere. Ma dai, io, ma... ho capito essere forte. La Madonna. Lo so che mi stai per... E dai, non ti incastrare, ti prego.
Non vedo dove cazzo è, eccolo. E tanto va a finire che quel danno me lo fa sé. Quel cazzo di spancola! Con la spadina di merda, oh! Nonostante io gli vada... Ma Dio Gesù, fammi stare calmo. Fammi levare sta cosa. Anche se in ogni caso forse preferisco che la spada la lasci là. Spostati! Vedo una ceppa. Sì, ok. Grazie, merda di torretta. Devo vedere se la spada gliela lascio sopra. E in ogni caso devo provarmi a rischiare. Cioè devo provare a rischiare un altro po' di colpi sul. Cioè mentre si baffa. Saliamo di qua. Ouch, quello immediato è brutto. Oh Cristo Dio! Dove sta? Se vai! Esplosioni su esplosioni! Che fa? Si baffa? No! Ci salto dentro però! Snappy Snoopich! No buff for you. Anche se non si è buffato comunque. Però ottimo da sapere sto fatto. La cosa che voglio capire è... Ok. No, è da levare immediatamente con la cosa da terra. Ok, l'ha ripiazzata a terra. Levarla subito e toi. No, dove cazzo? Aia, io qui salto dentro. No. L'ho tolta? Sì, l'ho tolta. Sì, 360 no scope, baby. Vuoi inquadrare, mi piace? No! Porca vacca, ok. Ciao Logarius! È stato un piacere! Rip! G fucking G! Ma fammo piacere! Giustamente, quando non lo riuscite a sconfiggere, normalmente che cosa fate? Gli fate perdere. E che ho ottenuto? Là c'è uno sbrilluccio. Qua c'è una lanterna. Intanto. Qua
Corona delle illusioni. Uno dei preziosi segreti si narra che la corona dell'antico re possa svelare le illusioni, annullando un miraggio che nasconde un segreto. Logaris ha indossato coscientemente la corona per evitare che anche una sola anima si imbattesse nel mistero. Con le visioni ha avuto, seduto sul nuovo trono, sul suo nuovo trono, che io possa fare qualcosa laggiù, cioè giù. Io me lo immaginavo servisse la corona. E poi era troppo, cioè mi dava di... Che sta succedendo? Ah! Proprio un altro castello così. Nice, nice. Ma me la posso levare adesso la corona o la devo tenere forever? Io me la tengo, va. Che abbiamo qua? Quando smetti di cercare, che trovi un'altra lanterna. Visto bene? No. Altro boss. Perché io non mi inginocchierò. Fidati. Fidati, io non mi inginocchierò. Convocazione chiusa. Aspetta, mi inginocchio, Gesù. Dimmi che mi posso inginocchiare. Questo giuramento di sangue. Non lo so, ci devo pensare.
Non so se è semplicemente una covenant o se ce n'è bisogno. Oh, intanto leggiamo la convocazione chiusa. Convocazione sigillata. Si tratta di un invito uguale a quello dei tempi antichi. Il destinatario è ignoto. Contro non è riportato alcun indirizzo. E a che ci serve? E poi non ci c'è la lanterna, c'è la lanterna. Nicola, stai zitto. Ok, ve vedremo se avremo bisogno. Cioè, intanto adesso voglio andare a vedere un attimo quel luogo dove abbiamo sconfitto l'altro boss, all'interno dell'officina superiore. Ok, che vado a fare. Ci faccio in giro questa roba in testa ancora? Chissà se serve a qualcos'altro. Non lo so, sto vestito non mi convince. Sì, penso mi rimetterò questo. Vaffanbagno. Allora, con questi anime non posso livellare, almeno penso. Sì, ce ne volevano 40. Quindi acquisterò fiale di sangue, come se non ci fosse domani. 64 di 99. Nice. E andiamo a vedere quell'altro posto. Il tale della disperazione. Adesso che abbiamo la corona potremo fare qualcosa? Sì, no, forse. Non fare nulla. Sei nel posto giusto. Puzza di simile del cosmo. Fammi indossare la corona. Non fare nulla. Fammi levare sta corona perché tanto mi fa schifo. Ci devo davvero entrare nei vile sangue? Schifus. Ma potrei pure uccidere volendo. Ginocchiare tutte ste cerimonie. Pronto? Proviamo. Entriamo. Corruzione, stiamo dicendo rispetto. Ah, oh, queste sono.
Ma quindi mi ha levato in automatico. Mi era lasciata l'altra runa, quindi sti cazzi. Un simbolo segreto lasciato da Karil, maestro delle rune di Ven. Diverse rune contengono un richiamo al sangue, come quella della corruzione, associata al giuramento dei corrotti. Fanno parte di questo giuramento i vili sangue, cacciatori di sangue che trovano residui per la loro regina nel sangue freddo, specialmente in quello di cacciatori. Ma i corrotti sono eretici agli occhi della Chiesa e pertanto sono soggetti alla furia dei carnefici. Quindi io potrei andare contro Tizio Ciccio, contro, non mi viene, insomma, il tizio che abbiamo incontrato che ci parla. Stemma delle guardie reali, fedeli custodi di Analisi, regina dei vili sangue. I vili sangue sono cacciatori di sangue, alla costante ricerca di residui del sangue. I cacciatori che si uniscono a loro devono decidere se limitarsi a sfruttare la loro forza o unirsi anima e corpo alla loro causa. Quella porta che non si apre si è scoperta essere un fottutissimo bug. Cioè, non bug, una cosa che gli sviluppatori non hanno tolto. In realtà quella porta sarebbe dovuta essere uno shortcut. Nice. Arma di forgia strana impugnata dalle guardie reali di Annalise. Quando l'intricata rete di incisioni sulla lama viene bagnata col sangue, la spada è accanto con tonalità scarlatte. Questo rito purtroppo consuma l'essenza stessa di colui che impugna l'arma. Lama del Caos 3.0. Altro non mi pare. No. Sì, signori, evviva, evviva, evviva. Devo andare a fare il farming dell'esistenza. Va bene. Ah, ok, non abbiamo visto che effetto secondario alla runa. Ah, recupero dei PV in punto di morte più uno. Nice. Ok, perfetto. Abbiamo concluso anche quella zona. Penso di non essermi mancato niente. E quindi l'unica zona che ci rimane è l'incubo in cui oggi ho fatto backtracking e ho scoperto a cosa serviva, cioè cosa apriva questa chiave qui, la chiave della porta di ferro. L'ho solo aperta la porta, non ho proseguito, e ho trovato un luogo che non so se è un easter egg o porta veramente a qualcosa. Oh, la mia domanda ora è: se io provo a ritornare una terza volta all'altare della disperazione, riuscirò a fare qualcosa? Non penso proprio. Andiamo a vedere. Non farei niente. Servirà qualcosa, servirà qualcosa. Ma questo è un ragno, questo mi sembra tipo Roma. Non proprio uguale, ma tipo. Però questo, volevo vedere sta gesture qua.
What the fuck? Aspetta, aspetta, aspetta. Perché è un'idea strampalata, non... Non mi pare. Punzi. Ci vorrà qualcosa che troveremo dopo, qualcosa che ci... I tre cordoni ombelicali? E io ne ho solo uno, giusto? Uno. What the fuck? Robbe. Va bene, direi che possiamo interrompere, possiamo chiudere qua il gameplay. Benissimo, io mi metterò a farmare come un pazzo maniaco echi per comprare quel set e quell'arma, più anche l'arma quella della chiesa. Mentre noi ci vediamo la prossima. Forse, se riusciamo, ok. A fare la gesture. Ciao ciao!